Ciao, c'ho più età per fare sta roba. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, oggi siamo a Milano per continuare la serie iniziata quest'estate sulla gastronomia calda dei supermercati. Abbiamo visto l'ultimo episodio da Bennett e da Gray. Ne abbiamo registrati di diversi anche a Roma, delle più disparate catene, grandi franchise colossi della grande distribuzione, Selunga, Gonad, Carrefour, Coop. Ne abbiamo visti un sacco. Oggi sarà il turno di altri due grandi colossi che non vogliono essere messi a confronto. Solito discorso, regà, ne facciamo due a botta. Stavolta il gigante, grande catena, presente specialmente al nord Italia. A Roma mi pare che non ce l'abbiamo gigante, te vorrei di una cavolata. E Penny, regà, io da Penny non ci sono mai stato, però da quanto so è una sorta di discount, quindi sull'onda dell'Inns, un po' più sull'onda della Lidl, per credi allietarci un po', perché regà va bene mangiare sempre in giro, però ogni tanto succede che uno magari non c'è tempo, scende da lavoro, c'ha ufficio e se via un pollettino, pollettino e patatine, eh? Così una cosa veloce da mangiare in ufficio. Mi pare la scena della Guerra dei Mondi quando arriva il coso là, la macchina da alieno, non mi ricordo mai come si chiama, dalla collina. Io ho avuto diversi traumi grazie a quel film di Tom Cruise del lontano 2004-2005, però mi piaceva, c'era quella musica, quella colonna sonora. Mi metteva un'ansia assurda, raga, una cosa tremenda, film mediocre. Però ci sono affezionata, se te posso dire. Perso 10 anni di vita, sono entrata là, ho visto solo pollo e patate e uno spiedino, ho detto, ma c'hanno solo pollo e patate e uno spiedino, si chiama il gigante, ma aspetta una gigantesca, gargantuesca vastità di possibilità. Invece poi una certa ho girato l'angolo, pam, davanti ai miei occhi, un miliardo di focacce, pizzette, quello che te pare, i rustici piani destrutto. Oh, finalmente! Guarda che spettacolo sto case. Ovviamente te c'hai idea, Franchina. Eva 02 Evangelion, bello coatto fracico, matto da morì. Qua c'è sta pure il case dei My Hero Academia, ma queste sono tipo cover, a me mi piacciono, però vedi il PC, quello per giocare, una cosa bella coatta, che te partono 2000 euro di spesa. Magari in giorno, non sarà questo il giorno. Io con 2000 euro ci piovo spurgo. Madonna, oh, ti posso dire una cosa? Sei proprio un vecchio. Ah, regà, a me Gerry Scotti mi sta troppo simpatico, non l'ho mai conosciuto nella vita reale, quindi te so di, magari è pure antipatico dal vivo, non lo so, non mi dà quelle qua sensazioni. Ma Gerry Scotti, ma sta antipatico a qualcuno? Secondo me è uno di quelli intoccabili, cioè, te può non fa impazzire, ma non te posta sul cazzo Gerry Scotti o zio Gerry. Cioè, se te sta antipatico Gerry Scotti, lasciami un commento con scritto Gerrino. Mi auguro di non trovare commenti ho scritto Gerrino. Perché? E motivamela sta cosa. Cioè, perché te sta antipatico? È uno proprio di quelli che non si fa odiare. Cioè, io voglio vedere per il resto dei suoi anni in TV. È l'unico che dico, stai là, dai, sono felice. Continua, continua, mi fai sentire a casa. Lo vorrei tanto conoscere dal vivo, lo sai, Franchina. Cioè, è uno di quelli che... Secondo me ti fa tagliare. Gerry, io ti seguivo da quando facevi Smile, sei su Candy Camera, che c'avevi i capelli. Era un'altra epoca. Era un'epoca che io non ho vissuto. Fai un video insieme a Giulia Crosbo, Gerry. Mo gli arriva sto video a Gerry. Ma sai che insieme a Giulia Crosbo. Oddio! Oddio, ma che carino! Parla di stare ad Hyde Park a Londra. Ma sei adorabile. Oddio! Oddio, ma che carino! Non vedo uno scoiattolo dal vivo da un bel po' di annetti. E adorato, quanto sono belli poi con le guanciotte quelle piene di cibo, tipo io quando sto a registrare i video, no? Che però devo finire la frase, quindi non mando giù il boccone e faccio triggerare molti di voi. Ma guarda come fa Capolino. Sì, proprio qui. Proprio qui, adesso mangiamo. Se mi avanza qualche briciolina, mi raccomando, vieni qui. Ragazzi! Si sta arrampicà? Oddio che carino, non ce la posso fa. Non ce la posso fa perché a Roma non esistono gli scoiattoli, regà. E che, oddio che adorabile. Vabbè, diciamo bene, perché sono qua il video diventa ho trovato uno scoiattolo, wow. E che non sono abituata, quindi divento tipo una bimba. Ho fatto una bella spesetta, Te posso dire, a fine taste test ti dico quanto ho speso. Quanto ho speso, a proposito?
partiamo dal dolce, ce lo togliamo subito dalle scatole. Ho preso solo un muffin, semplicione, nulla di pretenzioso. Gli uccelli, hai mai visto Gli uccelli di Hitchcock? Film che finisce in un modo, a me mi ha lasciato amaro in bocca. Boh, vabbè. Poi lo vedi, giusto per una questione di cultura generale, però vabbè. Ma qua tutti i fan di Hitchcock non capisci niente. Per la modica cifra, ragazzi, sono davvero gli uccelli di Hitchcock? No, che uccelli erano? Questi sono i piccioni. Che erano quelli di Hitchcock? Erano dei corvi, una sorta di corvo, no? Ma perché sono arrivati? Cioè io neanche ho aperto il muffin. Ma che succede? Ragazzi, però, ho capito, mi fanno un attimo registrare il video. Io accetto solo o scoiattolo. Dov'è? Ecco. No, vabbè, raga. Dai, no, sto video deve iniziare. Basta. Muffin al cioccolato per la modica cifra di 1,35 euro. Questi sono muffin che forniscono un sacco d'altri posti. Primo feedback tattile. È morbidone. Non credo così morbido. Molto cuore di cioccolato dentro. Ok. Ok. Sì, vabbè, questi in genere sono prodotti surgelati, però devo dire che sembra un muffin. Sì. Grande distribuzione, non sono fatti da loro. Però fresco, diciamo, non di ieri, di certo. Bello al lappone, oh. Infatti, minchia, oh, porco due. Minchia, porco due, misto tra milanese e romano, non si sa più manco cosa sono. Farcitura spalmabile interna, tipo Nutella, ma low budget. Nulla di che, poi è molto umido. 1,35 euro, te li do. Questo da inzuppo pure, ma vedi, non è per niente secco. Da inzuppo c'è strasta, cioè si tallappa la bocca. Meglio un bicchiere di latte intero, magari la centrale di latte è una cosa bella grassa sul mio, se ti si appiccica sulle pareti della gola. Però devi comunque contestualizzare. Stiamo dal supermercato, niente per aspettare il muffin della pasticceria francese, americana, quello che è. Mi sono rispostata, vediamo se riesco a concludere sto video. Ma vedi che si riavvicinano però. Giù, ma te mangi per strada, raga, sì. Il lavoro mio è mangiare per strada. YouTube mi paga pure. Ce pago pure le tasse. Pensa che deficiente che so. Dio sa. Qua deve mangiare due pizzette. E due pizzette mi dovete far mangiare. Poker di pizzette. Perché sono molteplici. Sono quattro pizzette. Quindi quelle che a Milano chiamano le focaccine. 2,47 euro. Pomodoro risicato bello asciuttino, ragazzuoli. Olivetta denocciolata, sembra una sorta di olivetta taggiasca, non una di quelle belle aride almeno. Sono aride, cioè devi mettere accanto, non lo so, una boccia d'acqua, qualcosa che te vada a lubrificare la gola. Però complessivamente il gusto, l'impasto, non è così, non è una scammata, capito che te sto a dire. C'è poco da dire, non mi soffermerei troppo ad analizzare nel dettaglio. So, focaccina al supermercato. Se può fa? Se può fa? Per sfamare proprio la fame. Ovvio che se c'hai sotto casa il forno, magari c'è più speranza che soddisfino il tuo palato piuttosto che comprarle a un supermercato. Mangiate le fedie con poco pomodoro. Ma ti rendi conto che a Milano non c'hanno la pizzettina quella croccantina, bassettina, come quando ho fatto il video sul tour delle pizzette romane? Quella bella sognosa, bella punticcia, piena di olio. Vabbè. Potevo rinunciare alla pizza con la cipolla. Non ti faccio vedere i prezzi di tutti i pezzi, perché tanto alla fine ti faccio un resoconto. Intanto sono arrivati i ragazzetti che stanno a correre per incitare i piccioni. Quante location ho cambiato, inquadrature, regà. Purtroppo quando si girano i video in giro spesso succedono queste cose, quindi mi devo spostare, poi ci stanno i bambini, YouTube un po' inquadra i volti dei bambini e quindi sposto, ci stanno i bambini, poi c'è stato i piccioli, poi c'è stato quell'altro e c'è stata la pizza con la cipolla. Te stavo a dire, che fai, non la prendi? Immancabile focaccione con la cipolla, cipolla bianca, un po' parte coriacea, questa è quella che in genere la metti manco a cuocere, che rimane troppo, vedi, oppone molta resistenza anche quando la... Andiamo a spacco. Con l'olietto, infiltrazioni d'olietto interno che non mi dispiacciono mai. La cipolla è rimasta proprio cruda, quasi cruda. Diciamo che l'unico elemento che conferisce un po' più di dolcezza alla pizza in sé, alla focaccetta, perché adesso mi arriva una punta di quasi di acidità, un po' come se avessi un sentore di lievito, non te so dire, non mi fa impazzire. Focaccia con le cipolle, ne ho provate i migliori anche in passato in altri supermercati, raga. Questa è dimenticabilissima.
Ho preso pure gli spiedinelli, raga, 3,46 euro. Spiedini di pollo alla piastra. Spiedinello di pollo, pollo e peperoni. Oh, altra tipica ricetta, immancabile, pollo e peperoni. Qua la mia paura è che il pollo sia stracotto, mi sembra un pochettino... Infatti, li sono dimenticati. Li sono dimenticati. Il pollo, raga, è stracotto. Cioè, non scende giù, non va giù. Si vede, lampante proprio. Peccato perché a livello di cottura esterna c'è anche una doratura non indifferente. Sono ancora un po' tiepidi perché sono appena fatti. Però qua mi dica, una quintalata di maionese accanto per inzuppare il pollo e per mandarlo giù. Tutto un po' al lappone, questo episodio della gastronomia calda dei supermercati. Un allappo continuo. Amorino, amorino, non posso darti, amore. Mamma mia, che begli occhi. C'ho l'occhio, un occhio chiaro e un occhio scuro, è meraviglioso. Amore, non posso, amore, non posso. Te lo darei il pollo se il padrone mi dice sì. Oggi la fattoria sta qua. Ho preso pure una trecciata che, se te posso dire, mi appassiona particolarmente. È una tipologia di alimento che non prendo mai, raga. È pieno di conservanti, è grasso, costrutto, quello, quell'altro. Però è quel guilty pleasure che, se c'hai voglia di una cosa bella salata, un po' che ti unge le mani ogni tanto, ci sta. Ma perché non te lo prendi qualche rustichello? Salatini. Ah, i salatini, sei gusti burro. Tiè, già il nome, sei gusti burro, già il nome ti fa capire che stiamo a parlare. Ingredienti della pasta. Farina, burro. Burro scritto in caps lock. Grassetto, capito di che stiamo a parlare? Quanto è grave qua la cosa. Acqua, sale, estratto di malzo, otto, latte in polvere, zucchero, farcitura. Questo è prosciutto, destrosio, saccarosi. Vabbè. So, quella tipologia di alimenti dove non ti fa domande, non ti mette a leggere troppo gli ingredienti. Lascia fa, mangia e non pensarci. Rustichelli tutti attaccati perché sono fatti col macchinario, quindi restano pure attaccati, ma sì, lasciamoli così. Sembrano quasi due palline con verdure e boh, wurst al formaggio misti. Qua manca a dire, ne assaggi prima uno e poi vai sull'altro. Mordi assieme, ma che se frega. Questi sono crudi. Sono crudo, quello della pasta dentro, è rimasta proprio cruda qua. Vabbè, raga, io che stavo a cercare di spingere, di promuovere i ragazzi, queste sono cose che non ci devi pensare troppo. Sono crudi. Una cosa devono essere cotti. Vorrei aprire una piccola parentesi su lui, che è quello di viustellino, no? Guarda il colore del viustellino, che colore che ha. Questo è vecchio, ma questi sono vecchi, secondo me. Oggi che giorno è? 26. So di ieri. Preincartati ieri. Dentro il 29. No, non so scaduti. No, questo arbusto è male, Mamma mia. Arriviamo al pezzo forte della gastronomia dei supermercati calda. Solitamente, io una grande amante del pollo con le patate. Una certezza, ce l'hanno quasi tutti. Sono ancora caldi. Bene. Pollettino, oh, che bella svampa, questo è l'odore che mi piace a me. Si sente, vabbè, mo voi perché dal video ancora non hanno creato una tecnologia tale che ti renda possibile sentire gli odori. Pensa che figata che sarebbe. Però si sente un bello odore, fuma pure, bello caldo. Madonna, che buono. È cotto da Dio, ho preso il petto. Hai presente all'inizio video che ti ho detto se ho bisogno di qualcosa per mandare giù tutta sta roba all'apposa? Ecco, questo funge da lubrificante. Poi è buonissimo. Mamma mia, che cremosità. Non so se rendo, però raga, la cottura è perfetta. Molto succoso, vedi, non fa quell'effetto farina come gli spiedini che era stracotto. L'unica cosa che ti posso dire è che la pelle non è croccantina perché si era la condensa dentro, quindi perde di croccantezza, però è molto ben condita. È la parte in genere un po' più succosa, no? È quella dove riesci ad avvertire di più il sale, gli aromi, l'eventuale rosmarino. Si può vivere di pelle di pollo nella dietetica. Buono, buono. Andiamo di patata. Questa morbidona. Qui zero crosticina, qua un po', però anche qua condensa, quindi vedi, una patata lessa praticamente. Solito discorso difficile, una patata lessa. C'hanno pure un aroma di rosmarino cattivo, no? Tipo il rosmarino quello fresco. No, le patate bocciatissime. E non è così impossibile, perché nei episodi passati di questa serie ci è capitato di incontrare delle patate doratine
e croccantine. Mi sono lavata un po' le mani, ci ho provato, mi si stanno a gelare perché fa veramente molto freddo a Milano. 17,99 euro, il che significa che il mezzo pollo con le patate mi è costato 3,90 euro, neanche troppo in realtà, pensavo di più. Focaccia con le cipolle 2,75 euro, che non li valeva assolutamente. I salatini 4 euro quasi, cioè i salatini per me sono un furto. Poker di pizzette 2,50 euro, 2,47 euro in realtà. Muffin al cioccolato 1,35 euro. La cosa che mi ha convinto di più? A shop bag biodegradabile. Penny Market, azienda tedesca con più di 3.000 punti vendita in Italia. Discount, quindi qua scendiamo in teoria di un gradino per andare più su risparmio, su un po' più su, per andare a risparmiare un pochetto. Che è importante risparmiare, che qua stavo sempre a spendere, quello, quell'altro, e parti, e Firenze, e Milano, e quella. E bobea. C'è sta una signora anziana davanti a me che sapeva usare la macchinetta per pesare i fagottini, il muffin. È arrivata là senza guanto a prendere la roba, cioè la signora, ma io la devo insegnare io l'educazione, ma se mette il guanto, no? È passato e il ragazzo che lavora da me e ha detto: signora, deve indossare il guanto, se è pure spizzato male, ah signora, si deve mettere il guanto, perché se lei con quel ditino magari si è pure grattata le chiappettine a una certa età, poi magari inizia a prudere pure di più. E io che ne so, poi mi vado a mangiare quella roba. Prodotti, diciamo, cucinati da loro caldi non ne avevano, quindi mi sono dovuta buttare semplicemente su fagottini, qualche pezzo di pizza. Ho visto dei panzerotti fritti, ovviamente di quelli surgelati fritti da loro, poi venduti, diciamo, caldi, tra virgolette. C'ha un aspetto spaventoso. Ma io non dico che mi aspetto di trovare il panzerotto pugliese fritto, però io non so come si faccia a comprare una cosa simile, perché è veramente vergognoso ciò che ho visto. Erano anche marroni, poi vabbè, non li ho presi ovviamente. Ho cercato comunque di prendere qualcosa per testare com'è. Ho preso due dolci e due donuts. Uno con il cioccolato e uno con classica fritta, una ciambella fritta, non la chiamerei neanche donuts, fritta con sopra lo zucchero. E sono queste due. Ti direi, partiamo prima da questa, che è un po' più semplice, capiamo un po' di cosa si tratta. Pagata 49 centesimi. Forno ottenuto da prodotto cotto, vedi, infatti lo dice, ciambella, prodotto dolciario da forno ottenuto da prodotto cotto e surgelato. Scongelamento e confezionamento operati in questo negozio. Ovviamente non lo ricongelato, dicono. Anche che ci vuole una scienza a comprare un prodotto surgelato, riscaldato, ricongelato. Ragazzi, è tremenda questa. Ho detto, minimo tornerà su, no? Resta così, è una cosa su. La ciambella, Dio santo. Mamma mia, che faccia! C'è una gomma. Invece ce la trovo. Yeah. Mi è esplosa una bolla d'olio in bocca, che te devo dire? Questa cosa, magari qualcuno mi dirà censurala, che schifo. Arriva, manco 50 centesimi vale sta cosa. Mamma mia. C'erano pure il muffin, quello da Nutella. Non l'ho preso perché è un prodotto che si trova ovunque, ed è il muffin di Nutella con dentro la Nutella, quindi non c'ha senso prendere. Ho preso questo che è di Penny. Donuts zebrato. Andiamo sempre un maglio della ciambella. Vabbè, raga, dai, farceta. Vabbè, sarà tipo quello del Mac. E questa è una bomba di zuccheri. Però alle 2 di notte, post concerto, camici, vai da Ozzozzone in zona Tuscolana, non ci capisci niente. Tanto è un'istituzione per quelli della zona. Vai, fai il suo, non ci capisci niente, hai pure bevuto un po'. Se può fare 78 centesimi, almeno non te lascia la parete dalla bocca punta di quell'olio, di quella ciambella, che è una cosa assurda. Passiamo al salato. Praticamente arrivi lì e scegli tu cosa prendere, pesi tu la quantità di cibo. Ho preso due pizzette, due, proprio due, perché per assaggiare, raga. Pizzette sfoglie, quindi classicone, 15 centesimi l'una praticamente, 28 centesimi queste due pizzette.
non so, dovrebbe essere formaggio questo marrone sopra? Che formaggio è? Io so. Ah, Chopper quanto costa? 10 centesimi. Un par di Chopper. No, raga, sono meglio da Lidl queste. Ce l'ha pure Lidl. Quantomeno avverti un po' il pomodoro, qua non si sente niente. E il formaggio, ma che formaggio è? Ti devo far vedere la struttura? Che mo va de moda di nei video, nei reel. Guardate la struttura, senza sapere manco cos'è la struttura. Vanno da Rozzozzone a 100 celle. Ah, guardate che struttura, aprono i cornetti con la Nutella dentro, la struttura. Porco due, c'ha più struttura il cornetto dei Bauli ripieno di cioccolata in offerta a 59 centesimi. Ah, struttura. Ma davvero, tratto da una storia vera, perché apro Instagram, mi metto a scorrere i reel, guardate che struttura. Porco due, senti il pasticciere che si sente male appena nomina la struttura. La faccio vedere io, alveolatura a struttura, mo va di moda di alveolatura a struttura. La devo prendere, come sempre, c'è poca scelta, mi rifaccio a quel poco che c'è. Cerco di andare sulle cose un po' più appetitose. Penso che peggio di Aldi, di qualche episodio fa, non possa andare, perché lì presi una pizza. Io non credo di aver mai visto una pizza così. In questo caso, forse un po' meglio. Pizzetta rossa con prosciutto. Regà, il prosciutto è grigio. Il prosciutto è grigio. Questo è il prosciutto cotto, che poi è spalla. Sembra quasi, sembra plastica, sembra andato a male. Ho preso tutto, del tutto ossidato. Questa cosa ti crea appetito, la mangeresti? Io non la mangerei. E quindi sai che c'è? È che io la parte col prosciutto neanche l'assaggio. Do un morso qui giusto per voi, giusto perché comunque devo assaggiare. L'ho comprata, devo assaggiare. Qua ci stanno i cumuli di farina. Qua tocca prendere un pennellino, trovi gli scavi archeologici. Te esce fuori il fossile. Devi essere delicato, perché sennò capace che lo rovini. Poi non lo possono esporre al museo. E là sono dolori, C'è sta praticamente solo la componente crunch del bordo, che appena la mordite dà forse quell'idea che... Oh, giù, guarda, è croccante. Vedi che è croccante? No, sì, perché il resto è crudo. Guarda, qua è una cosa assurda, cioè è una cosa assurda. Molti direbbero che questa è una gran bella alveolatura. Ovviamente non parliamo di questo. Non sa di nulla. Cotto male, pomodoro non si sente minimamente. Bello, rinsecchito. 1,29€. Concludiamo con lei, che non avrei voluto prendere. Però come sapete, io, come da tradizione, quando mi capita di incontrare dei prodotti a base di cipolla, devo necessariamente condividerli con voi. E quindi di conseguenza, dato che l'abbiamo preso dal gigante, anche da Penny, una bella focaccia con la cipolla. Una meravigliosa focaccia con la cipolla. Guarda che bella che è. Guarda che spettacolo. Guarda che bella che è. Eh? È bruciata, è bruciato. Cioè, ho dato un morso, proprio mi è arrivato come se avessi morso una cosa bruciata, totalmente dimenticata del forno. L'impasto è, cioè, una roba incredibile. Ma come mai? Ma non li mettete in vendita? Poi non li mettete a giro, stai a parlare a grandi colossi, non è che te se stanno a filare. Ma perché venderli? Cioè, limitatevi a vendere le cose da supermercato, i prodotti confezionati. No, quella che dovrebbe essere l'arte bianca della panificazione. Questa. Cioè, questa cosa è tremenda. Sembra gomma. Erdas, ti ricordi Erdas? Che poi mi sa che hanno ritirato dal commercio, avevano detto c'ha delle cose dossier, ma mi sa che è una cazzata. Non lo so, mi devo informare su questa cosa. Giù, quanto hai pagato tutta sta roba? Poco. 4,30€. La focaccia con la cipolla è 1,45€, me li devono da me però. 1,45€ a Roma, 1,50€ ci compri un biglietto per la metro, deve fare una bella esperienza a Piazza de Spagna. Te vedi un po' di arte, quantomeno. Non è che ti rovini la bocca con una focaccia tutta bruciata. Il resto, donut zebrato, ecco cos'è che si è salvato? Il donut zebrato, 79 centesimi, ti do volentieri. L'unica cosa, l'unica. A me mi fanno da ya. Quelli che collezionano i vignette per la Svizzera. È scaduta, la puoi togliere, non è che la devi tenerla. Ma poi te si riempie. Vabbè, giù. Fatti i cazzi tua. Raga, mi è arrivata una notifica Instagram da parte di uno di voi. La poesia sulla carta per rimanere in tema, sulla carta della focaccia. Andiamo. Di nome Giulia, di cognome Balestra,
sapresti descrivere alla perfezione anche una minestra. Tra un video sul cibo e uno su Porta Cortese, con questa poesia spero di non essere troppo scortese. Dalla vita ti auguro di raggiungere ogni traguardo, è la pura verità, non sono un bugiardo. Grazie. Se avete qualche supermercato nuovo da consigliarvi, che non ho già portato in questa serie e ne sono rimasti pochi, ragazzi, quantomeno per quanto riguarda una corposa gastronomia calda, è sempre quello il problema. Ce ne sono tanti i supermercati in generale in Italia. Quanti hanno tanta scelta per quanto riguarda questo genere di cibo? Pochi. Se ne avete, commentino. Vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video. Ci vediamo nei prossimi episodi, nelle prossime avventure in giro per l'Italia, perché ormai sempre più in giro, io non mi fermo più, io non so più niente della vita, ma troverò mai il mio posto? Non lo so. Che è questo? Bingo! Potrebbe essere questo il mio posto. Ma te siamo presi a giocarmi i sordi, a ballarmi tutta la fresca. Io sono contro qualsiasi forma di dipendenza nella vita, eh. Cercate di evitare, soprattutto questa, e poi devi, te rendi conto, è nato mo che te sei rovinata la vita, mi raccomando, eh. Che non sia mai, eh. Non sia mai che lo fai. Com'era ai tempi miei? Ai tempi miei i bambini andavano al parco a disegnare le campane e giocavano, non erano dinanzi a quegli schermi a rincoglionirsi. Tuo figlio ti rompe il cazzo, mettigli in mano un bel tablet con YouTube Kids all'infinito, così lo farai rincoglionire. Non portarlo al parco a giocare al gioco della campana, perché sono passati quei tempi, no? I bambini adesso vogliono divertirsi con quelle cose lì. Era carino però disegnare con i gessettini colorati. La campana l'avrò fatta due volte, perché già all'epoca mia c'è stato un po' uno switch. Però giocare a palla era una cosa che si faceva pure ai tempi miei. Ai tempi tuoi, Giulia, ma quanti anni hai? Hai 16 anni? No, ne ho 25. 25. Ti comporti come una bambina? Sì, lo so, lo faccio apposta.